Quest'ultimo anno abbiamo 300.000 aziende che hanno investito in nuove tecnologie per il rispetto della green economy e quindi tecnologie verdi. Sappiamo bene qui in Emilia-Romagna che è una delle regioni che investe di più, insieme alla Lombardia e al Veneto siamo le tre regioni che hanno maggiore sensibilità che però esiste in tutto il territorio nazionale. Siamo in un momento di grave crisi, grandi difficoltà, la cosiddetta tempesta perfetta, dalla crisi economica alla pandemia, l'inflazione. Dobbiamo riuscire a sfruttare la transizione verde come possibilità di miglioramento, di innovazione. Grazie all'innovazione possiamo creare delle opportunità per il nostro settore, opportunità di trovare nuovi mercati, di trovare nuovi prodotti, di dare risposte ai consumatori che vogliono prodotti diversi. Produciamo già 3 gigawatt di energie rinnovabili, ma possiamo intensificarle e aumentarle tanto. Abbiamo però bisogno di leggi chiare, precise, che semplifichino l'operazione delle aziende agricole, diano delle direttive molto chiare e permettano agli agricoltori di investire in questo settore. Così come abbiamo bisogno che ci sia riconoscimento a tutto quello che appunto abbiamo già fatto e potremo fare nel futuro e riconoscimento anche nel famoso carbon farming. Sappiamo che il settore agricolo è l'unico che riesce a incamerare CO2 e abbiamo bisogno che questa capacità e questo potenziale venga riconosciuto sia da un punto di vista normativo che anche economico.